ma mandiamo un contributo. Banda armata e associazione a delinquere. Pietro, parliamo di 10 anni di reclusione. Appunto, il peggio è passato. Che altro può succedere? Smetto quando voglio masterclass, la banda torna più in forma che mai. Come è stato rientrare in questo sequel, diciamo così, che comunque si può vedere anche se non si è visto il primo, molto fisico, molto action, molto comedy. Com'è stato? Difficile. Ritornare a fare questi personaggi è stato più difficile di quello che io immaginavo, credo forse un po' per tutti, nel senso che io mi ero quasi dimenticato della velocità alla quale parlavo, della quantità di memoria che dovevo fare, del modo in cui Pietro Zinni parlava, e rifarlo mi ha costretto felicemente a rifare un lavoro artigianale proprio sulla sceneggiatura e soprattutto a studiare molto. E quando lo fai per un film già a volte ti puoi adagiare, cioè dei giorni che fai la memoria ma magari no, ti prepari. Qua è stato per tanti mesi non lasciare nemmeno un'intenzione, stare proprio veramente sempre molto molto concentrato. Quindi è stato bello, un bel viaggio faticoso, però sinceramente mi ha proprio riconciliato col mio lavoro. E poi mi taccio per sempre. Voglio proprio dire una cosa, che in un cinema in cui parliamo spesso di attori che fanno più o meno sempre se stessi, no? Nei film in cui si adagiano sui propri personaggi, ce lo diciamo sempre, lo ripeto, questo è un film di recitazione, proprio di performance attoriale. Ogni attore è radicalmente diverso dal personaggio che fa, e ci sono delle performance attoriali complicate, difficili da tenere per tante settimane, per tanti mesi, e quindi è una specie di insolito, io che sono normalmente uno molto parco in questo genere di cose, un insolito autoelogio al lavoro che abbiamo fatto, perché veramente è stato molto, basta, molto. Rimettiamo sulla banda. La sicurezza di Roma è in mano a questi disperati. Questi li abbiamo. Non possiamo sgarrare. Niente più mignotte, niente più macchine sportive, ma soprattutto niente droga. Niente mignotte, niente macchine, ricevuto. No, vabbè, niente droga. Due in uno, come è stato allora fare due film in uno? Due in uno, è una follia totale. Due in uno, beh, chi meglio di me, ragazzi? Ragazzi, questa era scorretta, scusaci, è una cosa, vabbè, no, poi va bene tutto, però sei andata due in uno. Vabbè. Due in uno è un problema in aereo, che te devono dare la cosa della cinghia, no. Due in uno è stato difficile perché poi non è che, sai, due in uno anche lo stesso giorno, non è che già è difficile fare lunedì il 2, martedì il 3 e mercoledì, ma noi abbiamo fatto lunedì la mattina il 2 e il pomeriggio il 3, e questo è successo più di una volta. Facevamo stato... il 2 pensando che fosse il 3, il 3, esatto, è stato difficile, e io credo che abbia vinto su tutto la fiducia totale in quell'uomo, che perché io guardavo, esatto, quel bell'uomo lì, perché io dicevo vabbè, lui lo sa, e tutti noi ci guardavamo convinti che gli altri colleghi sapessero, per cui noi potevamo permetterci quel dire non so bene dove siamo ma mi fido di voi, e in realtà nessuno lo capiva tranne Sydney. E voi che siete stati nel primo anche, no? Quindi Che cosa c'è in più in questo secondo? Cioè, se uno dovesse convincere, se ce ne fosse mai bisogno, no? Qualcuno a vedere il film, cosa c'è? Per chi lo guarderà, in più c'è tantissima azione. La commedia è rimasta quella di prima e fa ridere, secondo me, tanto quanto quello di prima, se non di più, ma soprattutto qua c'è tanta azione, e questa azione messa addosso a questi disperati fa ancora più ridere. Quindi ci sono tanto loro, ma c'è anche tante cose da fare e noi cerchiamo di farle. Poi secondo me c'è tanta macchina cinema, noi siamo abituati a vedere film italiani che si perdonano l'italianità, come dire, per cui Ducamer è una cucinotta, si diceva, no, senza non nulla, insomma, povera, no, è una cosa che si diceva, ma non. Però sono fan della signora Cucinotta, è uno scherzo che si fa ai macchinisti, lo dico. Sta piangendo comunque, si sono appannacchiati.
Però a parte gli scherzi, veramente siamo stati immersi in scenografia, in apparati tecnici, in modi di fare l'azione analogico ma spietato, per accappottamenti reali. Non era quasi mai possibile fare poco e fare male, cioè quella sensazione di essere dentro un film fatto e finito, vero, e non concedere niente al fatto che stiamo tra paesani, come dire. Per me è stato un upgrade, come dire, professionale importante. No, io volevo chiudere quello che detto, scusa, ma fare una... Maria Grazia, mi dispiace. Piccola chiosa, due camere, una cosa, appunto, che per chiudere questo concetto, secondo me, molto interessante, è che da dire al pubblico, cioè che è necessario vederlo in un grande schermo, che non sempre è, diciamo, un requisito fondamentale di tante storie che sentiamo. Invece, proprio fare l'esercizio di uscire di casa, prendere un mezzo di trasporto, recarsi in sala, sedersi e goderselo. Perché la macchina cinema. Sì, no, beh, c'è sempre l'amico. Però, diciamo, per la macchina cinema che ha innescato Sydney e chi l'ha prodotto questo film qui, richiede di essere guardata. Cioè, anche se ve lo scaricate e vi prendete di più. Comunque, affittatevi un cinema e vedetelo al cinema. Sì, perché capito, tra le scene la musica è vero, è uno di quei film che ti godi sul grande schermo. Non c'è Sono niente d'accordo. Da fare. Scusate, Valeria, tu hai veramente il ruolo, penso, più che pazienza. Action di tutti. Sì, io perché... sì. La cosa più d'azione che facciamo è andare dal carcere al ristorante, quando mi invita al ristorante, insomma, è la cosa più esaltante che facciamo. No, beh, io trovo che in questo film ci siano ora veramente delle cose anche geniali. Pensavo alla scena in cui Pietro porta come appunto soluzione di tutto questa scatola di pillole anticoncezionali, da cui può estrarre quella sostanza, insomma, è da lì, ecco, da qui... L'efedrina. E c'è un commento, adesso non mi ricordo di chi, della banda, che dice: no, tu adesso sei venuto qua con la scatoletta per spiegarci questa cosa. Che geniale, perché è come se uscissi dal film, perché, non ti prendessi sul serio. Perché Bartolomeo Picchio è metacinematografico. È l'unico personaggio che intravede la quarta parete, cioè lui sospetta che c'è qualcosa che non va. Forse siamo in un film, forse due camere. Lui sospetta che si stia girando un film in quel momento. Che se tu vedi ogni tanto, se gira per vedere, l'ha razionalizzato, però lui vede i macchinisti ovunque, capito? No, è vero, lui è l'unico che intravede la quarta parete, non ne ha la piena coscienza, ma che cosa sta succedendo? Però lo percepisce. No, con Picchio facevamo questo ragionamento, io dicevo: Picchio, tu sei l'unico che vede oltre, tu capisci perché uno deve lanciare, no? Che poi è prendere in giro i meccanismi, e che la battuta mia preferita è sempre: è mezz'ora che vi chiamo. Perché lui stava là appeso e chiamava, insomma, perché comunque lui vede la quarta parete. Non sa che se cadi da un treno e devi fare il colpo di scena devi stare zitto. No, lui chiama, capito? Questo è l'emblema di Bartolomeo. Pietro Sermonti vi invita a vedere questo film. Sì, Smetto quando voglio Masterclass, nei migliori cinema, con Edoardo Leo e Pietro Sermonti. E basta.